Sicuramente i sentimenti sono di rabbia e delusione per quello che è accaduto, perché qui dentro ci sono dei professionisti che lavorano H24 per cercare di sensibilizzare l'utenza quanto più possibile al contribuire alla campagna vaccinale, per cui ci sentiamo sicuramente delusi e un po' traditi. C'è da sottolineare sicuramente due aspetti importanti. Uno è che gli inquirenti ci hanno sottolineato come l'operatrice interessata abbia somministrato tutto il resto dei vaccini a quelle persone che non pagavano una cifra, quindi si tratta esclusivamente di un fatto economico, non di un'ideologia Novax. Il vaccino è stato somministrato, quindi diciamo che l'inchiesta si chiude e si sottolinea semplicemente su queste persone, queste 11 persone coinvolte in questo momento. E dall'altro lato sicuramente sottolineiamo come tutti gli altri operatori impegnati nella campagna vaccinale, ma io direi in tutta la regione, lavorano con grande organizzazione e grande professionalità. Io credo che quando accadono fatti del genere tutta la categoria degli operatori sanitari si sente un po' tradita. Però possiamo stare tranquilli, perché se c'è una mela marcia da qualche parte ci sono dietro altri migliaia di operatori che continuano a lavorare con grande senso di responsabilità. Ci sentiamo di dire di poter stare molto tranquilli, perché ripetiamo, questa era esclusivamente una questione molto triste ed economica, esclusivamente, per cui qualcuno contattava la signora in questione chiedendo di avere un vaccino finto, per cui tutti quelli che si recano nel nostro hub e in tutti gli altri hub della regione ricevono un vaccino regolarmente, per cui è una cosa molto circoscritta, e ci sentiamo di continuare ad incentivare la campagna vaccinale, perché sono i numeri a dircelo: più vaccinati, meno ospedalizzazioni. Su questo credo che non ci sia molto da discutere. In qualche maniera ci si sente un po' traditi dalla categoria, dalla collega e soprattutto dalla donna che è stata, perché per un anno ci siamo ritrovati a lavorare con lei a stretto contatto, ed è stata una donna, una professionista, un'infermiera a cui noi abbiamo dato la nostra fiducia. E questa bufera così all'improvviso ci porta un attimo a fermarci e pensare bene a tutto quello che è stato quest'anno, i sacrifici che noi in prima persona abbiamo fatto, a quanto ci siamo spesi per quest'hub vaccinale e per la gente che è venuta in quest'hub vaccinale e ha riposto la propria fiducia su di noi. Io, nonostante tutto, nonostante lo sconforto iniziale mio e di tutti i miei colleghi, di tutta la categoria, che ci tengo a precisare è una categoria composta per la stragrande maggioranza di gente valida, per bene, di gente onesta, che veramente crede in questo progetto e nella professione, nonostante ciò in qualche maniera troviamo conforto nel sapere che è un caso singolo e isolato. Quindi questo ci dà conforto anche sapere che la sua non è un'ideologia Novax, è stato semplicemente uno sbaglio, un tornaconto personale che però non ha toccato minimamente tutta la gente che invece è venuta a vaccinarsi qua e ha ricevuto il vaccino. Quindi su questo cerchiamo di tranquillizzare tutti e in qualche maniera ci dà la forza di continuare e dimostrare ancora di più quanto vale l'hub, quanto vale la fiera, quanto vale tutto il personale sanitario, quanto valgono gli infermieri e quanto si sono spesi tutti per questo progetto. E cerchiamo in qualche maniera di dimostrare ancora di più, proprio per buttare, diciamo, questo episodio isolato e già risolto in qualche maniera in un angolo e andare avanti nella migliore maniera possibile, come abbiamo sempre fatto. È un'idea, cioè un pensiero terribile che ti porta ad avere un po' di sfiducia sia nei confronti del genere umano, e soprattutto io non riesco più a scindere la mia parte da donna dalla mia parte di infermiera, perché ormai sono un tutt'uno. Questa pandemia ha contribuito purtroppo a unire sia la vita privata a quella che è la vita professionale, e questo mi fa stare molto male, perché io ricordo i giorni in cui in fiera arrivavano le vaccinazioni e la gente si voleva veramente vaccinare e finivamo la serata con gente che ancora voleva vaccinarsi nonostante i cancelli fossero chiusi, e noi dicevamo: per oggi sono finite le dosi, tornate domani mattina. E ora penso: ma se quelle dosi che sono andate sprecate fossero state destinate a gente che il vaccino lo voleva veramente, cioè, cosa sarebbe cambiato? Come veramente anche l'idea pubblica? Sono sensazioni tremende, terribili, da donna, da professionista, ormai non si riescono più a scindere le due cose. Una si sente colpito sia nell'animo, soprattutto perché la collega appunto era una collega con cui noi abbiamo lavorato, quindi la conoscevamo come donna, come professionista, e non ce l'aspettavamo, non ce l'aspettiamo da nessuno, non si aspettano mai queste cose brutte, purtroppo succedono. Il risvolto positivo è che la cosa è stata immediatamente individuata, immediatamente risolta con la collaborazione di tutto l'hub, del commissario, dei vertici, cioè veramente è stato un intervento tempestivo che nel miglior modo possibile, poi per quanto i danni possano essere limitati, è già finito.
e speriamo bene.